Ed eccoci ben ritrovati, sempre qui in diretta su Radio R9 per questo mercoledì 10 maggio. Parliamo adesso delle Olimpiadi della formazione che si svolgeranno a San Benedetto del Tronto dal 16 al 18 giugno e il 2 luglio. Questa mattina ne parliamo con Marina Mariniello e Claudia Battistoni. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, che cosa significa appunto Olimpiadi della formazione, Claudia? Partiamo proprio da te. È un gioco che richiama appunto le Olimpiadi, un gioco interprofessionale fra coach, psicoterapeuti, formatori da tutta Italia che si sfideranno, chiaramente una provocazione, in un gioco senza frontiere per l'appunto. Un po' quello che eravamo abituati a vedere qualche tempo fa, insomma, no? Esattamente, sì. Esattamente. E sono invitati a partecipare, avete un target, tutti senza limiti di età, giusto? Assolutamente no. E parliamo, ecco, di giochi di che tipo in particolare? Entriamo nel dettaglio. Giochi esperienziali. Abbiamo un programma di 4 giornate formative che vanno dal body work traspersonale con una psicoterapeuta molto molto brava e ha un'esperienza gestaltica. Lavoriamo sulla relazione, sul lavoro, sull'esperienza di sé. Lavoriamo su tanti fronti, sul teatro come strumento di conoscenza, espressione e trasformazione di sé. Insomma, c'è veramente un programma veramente ricco. Allora, l'evento, ricordiamo, è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e è stato organizzato appunto dal Centro Studi di Simbio Sofia, giusto? Esattamente. Allora, i posti sono limitati. Per potersi iscrivere, che cosa bisogna fare? Allora, dovete mandare una mail a centrostudi@simbiosofia.it o chiamare il numero 349-1625-994, che è il numero della segreteria. Ecco, poi sappiamo che ci saranno anche dei premi, giusto? Esattamente, abbiamo coinvolto 12 partner, anche loro nazionali, che hanno messo in palio 12 premi, più uno che è quello finale per i formatori, che ha un contratto di lavoro con la scuola di formazione Simbio Sofia. I 12 premi sono abbonamenti in palestra, giornate benessere, weekend di lusso in dimore storiche, ci sono vari premi. Insomma, bei premi. Sì. Allora Claudia, prima di andare un attimino in pausa musicale, vogliamo dire qual è la location precisa, perché abbiamo parlato di San Benedetto, qual è la postazione proprio? È l'Hotel Quadrifoglio Conference Center, abbiamo scelto quella location perché è proprio vicino allo svincolo autostradale della 14 e vicino al mare. Quindi ecco, un po' più strategico, sì, come collocazione. Una vacanza formativa. Assolutamente. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa, poi Marina, questa volta toccherà a te per illustrarci, magari entrando un po' meglio nel dettaglio di quelle che saranno le giornate di formazione. Restate con noi. Ed eccoci ben ritrovati in diretta per l'ultimo appuntamento, diciamo, di questo mercoledì 10 maggio in diretta con l'approfondimento di R9 Icone. Insieme a me Luigina Pezzoli, vi ricordo, sono in compagnia di Marina Mariniello e Claudia Battistoni, che sono del Centro Studi Simbio Sofia, organizzatrice dell'evento Olimpiadi della formazione che si svolgerà a San Benedetto, lo ricordiamo, il 16, 17, 18 giugno e il 2 luglio. Allora Marina, sì, ci puoi illustrare, insomma, entrando un po' più nel dettaglio, quello che sarà il programma? Sì. Allora, il programma dell'evento molto nutrito, ricco, vedrà 12 formatori d'eccezione scelti in tutta Italia, quindi formatori provenienti da ambiti professionali diversi, e lo scopo, come diceva Claudio, è proprio quello di favorire l'integrazione tra le varie professionalità. Sarà interessante perché loro porteranno il loro cavallo di battaglia e lo scopo è fondamentalmente quello di far star bene il pubblico. Il motivo principale è proprio quello di favorire il benessere relazionale, il benessere che possiamo prendere attraverso la formazione, la relazione, lo stare insieme. Quindi è sicuramente un evento particolare in questo senso, che forse esce un po' fuori dalle righe rispetto a un classico evento formativo. Di formazione, certo. Sicuramente un'opportunità per chi si iscrive, per il pubblico, perché ha la possibilità di divertirsi imparando. Noi abbiamo puntato molto su questo aspetto ludico e creativo e soprattutto di incontrare ovviamente nuovi stimoli per la propria crescita. Assolutamente. I partecipanti, il pubblico, non solo usufruirà di 30 ore di formazione ad un costo anche abbastanza contenuto, no? Perché
lo diciamo il costo, comunque lo trovano sul sito, insomma, 170 euro per 30 ore di formazione complessive, sono 4 giornate, le prime 3 dedicate sostanzialmente alle performance, in ogni giornata ci sono 4 workshop di 2 ore, quindi 8 ore di formazione intensa. E verranno premiati, quindi il pubblico premierà la qualità e il benessere generato dalla formazione che insomma ha ricevuto, e quindi premierà il formatore d'eccellenza del giorno. I 3 finalisti verranno poi ulteriormente incontrati, insomma, nella finale il 2 luglio, e lì sarà premiato il migliore, che vince appunto il premio Simbiosofia. Per il pubblico inoltre c'è la possibilità ogni giorno di vincere tra 2 premi messi in palio dai nostri partner, che sono tra i più svariati. Claudia, li ha elencati prima, dal soggiorno turistico all'entrata in palestra, insomma all'abbonamento in palestra. Tonic, tra l'altro, è il nostro sponsor ufficiale dell'evento. Allora Marina, io un attimino volevo ricordare il vostro sito, la vostra pagina dove prendere informazioni. Sì, allora intanto per registrarsi per il pubblico è importante andare sul sito www.counselingsenzafrontiere.com, dove registrandosi si scarica il programma e si invia la propria domanda di partecipazione, e si può poi pagare tramite PayPal, insomma ci sono varie modalità. Assolutamente. E, si può restare così in contatto anche con noi, perché ci si può iscrivere alla newsletter e quindi rimanere aggiornati sulle varie iniziative che porterete avanti. Sì. Allora Claudia, per concludere, un messaggio che vuoi mandare a chi ci sta ascoltando per invogliarlo, insomma, a venirvi a trovare a questo corso di formazione? Allora, un messaggio. Sicuramente ci sono tanti messaggi che vogliamo dare. Prima cosa, che il gioco unisce tutti. E seconda cosa, che formarsi non è mai abbastanza. E quindi è sempre stimolante. Non fermiamoci mai. Assolutamente. Allora, grazie a Claudia e Marina. Grazie. Il tempo con me è terminato. Io vi lascio a Corinne con il pungiglione. Noi ci sentiamo domani, sempre intorno alle 11:15, sempre su Radio R9. Buona giornata a tutti.